Bella a tutti ragazzi, io sono MC fucking Douglas, noto anche come MC il magnifico. E vi do il benvenuto a questo nuovo fucking video, già lo sapete, è da un po' che non posto, però eccomi qua, sono tornato. E sono tornato con un banger. Come sapete è il periodo di Sanremo, a me di Sanremo non me ne frega un cazzo, non l'ho mai seguito, e vi spiegherò anche il motivo. Sono nero, è l'unico motivo che c'è. Però, dato che voglio la cittadinanza italiana, e Salvini ancora non me l'ha data, cercherò di immedesimarmi, di ambientarmi un po' nella cultura italiana. Infatti Sanremo è il programma più seguito in Italia di sempre, e quindi MC, se vuoi la cittadinanza devi anche tu fare un po' l'italiano, che cazzo ne so, di fare un po' il bianco, che cazzo ne so, vabbè, tranquillo, cioè, ci sta. Ovviamente non andrò a reactare a tutti i cantanti, perché uno ci metto un mese, due non me ne frega un cazzo di metà dei cantanti. Tipo l'Amoroso, cioè nulla contro di te, Amoroso, ti voglio bene, però io sono nero, non mi ascolto l'Amoroso, cioè non so nemmeno una canzone dell'Amoroso. Cioè, sono nero, cazzo, cioè dai, su. Però andrò a reactare ad alcuni artisti di mia scelta, come Gali. Infatti oggi il primo fortunato sarà lui. Se non porto soldi a casa, non torno a casa, non porto soldi a casa, non torno a casa, non porto soldi a casa, non torno a casa. Chiaro, non so cosa aspettarmi. Ovviamente Gali a Sanremo di sicuro non sarà una canzone trap oppure le sue solite, ma sarà qualcosa di più commerciale, qualcosa di più poetico. E speriamo spacchi, cioè non lo so, cioè andiamo, dai, guarda, andiamo a reactare, cazzo. Totalmente è King quello cringe, però King non c'è oggi, quindi easy, cioè dovrò fare un po' tutte le parti, come sapete già, no? Gali, casa mia. Ok. Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Valutarci, non okay. Mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto. Zitti, non ne posso parlare. Ok, qua sfagato, qua. Oh sì, ai gali. Mi ha sfagato quel. Siamo zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Cazzo! Cioè mi piace quel scendianza, quelli siamo zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare. Cioè, ok, I see you Gali. E hai, scusate se non si mette tanto fuoco, però vabbè, così. Oh no, niente male queste prime barre, mi piace, oh, il mood c'è. Poi questo qua è strano, questo scoso che è con lui. Cioè, non so se seguite Gali su Instagram, ma prima di Sanremo continuava a postare questo coso qui, questo alieno, che cazzo ne so. E quindi la gente diceva, oh ma cazzo, Gali è rimasto, c'è rimasto ragazzi, è pazzo. Infatti nessuno capiva che cazzo fosse sta cosa qua. Infatti adesso ha più senso. Gali, cioè cazzo, è un cazzo di genio. Pensavo fosse proprio, se fosse impazzito. Infatti, boh, dicevo, vabbè, ok. Cioè mi sta gasando Lucky. Cioè è proprio da mood proprio. Sei in mood, cioè sei lì che te la canticchi. Quindi che sta. Vedi cosa dirò. Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Ok, I see you. Capisco un po' il messaggio che vorrei trasmettere. In poche parole sta dicendo, bro, casa mia, casa tua, poca differenza fa. Il cielo è uguale. Il cielo è blu in America, in Asia, in Zimbabwe, in Congo, in America. Il cielo è sempre uguale, il sole è sempre quello. Quindi siamo tutti fratelli. Ok, non voglio essere troppo poetico, drammatico, cioè nel senso, boh, è un bel messaggio comunque, penso sia quello il messaggio.
siamo tutti fratelli alla fine, siamo tutti a casa nostra, c'è cioè il mondo, il pianeta Terra, è unica. Sto cringiando da solo nel spiegare quello che penso intenda Gali nella canzone. Andiamo avanti. Cazzo, sto un po' male raga, quindi cioè, un po' si sente. Mi manca la mia zona, mi manca il mio quartiere. Adesso c'è una sparatoria, scappa via dal tesor. Sempre stessa storia, danzare un polverone non mi va. Come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine e combattate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un... Oh shit, no, questo, questa parte qui sicuro, sicuro scaturirà un sacco di gossip, un sacco di commenti negativi, anche positivi diciamo, però alzerà un bel polverone perché sicuramente sta parlando di Israele e Palestina, cazzo. Gali la tocca piano qua, la tocca piano, cioè chill out, nigga, the fuck, chill. È Sanremo, baby! È solo Sanremo, baby! Chill out! Secondo me ha tirato fuori un bel messaggio. Non so se sapete la storia di Israele e Palestina, andatevelo a leggere, non sono un prof di storia, quindi cazzi vostri. E comunque, vabbè, qua sta, diciamo, denunciando il fatto accaduto qualche mese fa, dove è stata bombardata una scuola in Palestina da parte degli israeliani, si dice. Però non è sicuro perché alcuni dicono che sono stati palestinesi a bombardarsela per sbaglio, eccetera. Quindi non lo so, non voglio entrare nei dettagli, però cazzo! Cioè, qui sta parlando di qualcosa di molto delicato, capito? Cioè, non è una canzone tanto per... cioè, non parla di droga, sesso, soldi, capito? Parla di roba seria, quindi... Aia! Riascoltiamo un po' la barra. E qui è tutto normale, per tracciare un confine, combattate un ospedale. Cioè lui praticamente sta dicendo per un pezzo di terra si va a finire ad ammazzare qualcuno, cioè nel senso che la terra vale più di delle vite di molti innocenti. Infatti non ci sta perché si ammazzano per delle terre, proprietà, robe varie, quindi bel messaggio, bel messaggio. No, però giuro che questo tipo qua, sta cosa strano, è strano, è ambiguo, però cioè, fa tanta scena, quindi spacca. Cioè, è una trovata geniale. È pazzo questo, cioè, giuro. Cioè, secondo me fumano insieme e vedono cose strane. Già lui è strano. Cioè, già Gali quando fuma vede cose, vede lui, bro, impazzisce, bro. La mia casa tua, che differenza c'è? Hai capito Gali? Un applauso a Gali, canzone con molto senso, un bel messaggio. Poi Gali è un poeta, cioè quindi è un cazzo di poeta, quindi lui queste cose le sa fare. È una canzone molto orecchiabile, molto ascoltabile, sia in radio che con le cuffiette, come cazzo volete. Come voto gli do un bel... perché devo ancora ascoltare le altre, ovviamente non ascolterò tutti, farò una classifica. A questa gli do un bel 8,5 solido. Le altre per vincere devono essere estreme, cioè nel senso devono essere proprio robe mai viste prima, mai sentite prima nella storia della musica italiana. No dai, scherzo, ditemi nei commenti a chi devo reagire prima. Comunque grazie per aver guardato il video, lasciate un like, a 16 like uscirà la prossima reaction. Che cazzo devo dire? Ma quale casa mia? Ma quale casa tua? Ok, no, come direbbe King? Cazzo.
cazzo sto male, non è che mi soffoco. Vai, ciao, vaffanculo.